Via le mascherine anche sui mezzi pubblici a partire da oggi, sabato 1 ottobre. La graduale caduta delle restrizioni legate alla pandemia segna un percorso di ritorno verso una normalità ante-Covid, ma molti medici ed esperti concordano nell'invito alla cautela attraverso le regole di buonsenso che ci hanno forgiati in due lunghi anni di pandemia. A margine del primo congresso regionale della Società Italiana delle Malattie Respiratorie Infantili, che si è svolto presso l'Aula Magna di Farmacia nell'Ateneo di Chieti, il professor Francesco Chiarelli, del Dipartimento di Pediatria dell'Università d'Annunzio, analizza lo scenario attuale, parlando dei vaccini come unica arma efficace per contrastare il Covid anche nei bambini. I bambini hanno una sintomatologia più lieve, sebbene qualche volta noi abbiamo avuto bambini che sono stati male, anche bambini molto piccoli. Non si deve sottovalutare l'impatto del virus sui bambini. Bisogna ricordare che ci sono stati dei bambini che sono anche morti sia in Italia e in Europa in generale, quindi questo bisogna dirlo senza creare allarmismi, però soprattutto se un bambino che ha già problemi generali, respiratori o cardiaci, ci possono essere dei problemi. Quindi quei bambini fragili devono sicuramente essere vaccinati. La Società Europea di Pediatria e la Società Italiana di Pediatria raccomanda fortemente che anche i bambini vengano vaccinati sopra i 12 anni. E per i bambini dai 6 ai 12 anni il vaccino è stato comunque approvato, quello precedente, e comunque negli Stati Uniti è già disponibile il vaccino anche da 6 mesi in poi, quello precedente. Il cosiddetto vaccino aggiornato o bivalente è disponibile anche per i bambini, ma diciamo dai 12 anni in su. Sopra i 12 anni, sì. E questo è stato legato a questa necessità di modificare il vaccino, perché il virus è cambiato come cambia il virus dell'influenza. Noi ogni anno siamo costretti a fare un vaccino diverso proprio perché i virus, come è noto, mutano, si dice, cambiano. Ed è intrinseco ai virus, tutti i virus fanno così, quindi non è sorprendente che anche il virus SARS-CoV-2, che provoca la malattia Covid-19, cambi, e quindi è necessario, probabilmente ogni anno dovremo fare un vaccino diverso perché il virus cambia. Questo non vuol dire che uno poi non possa prendere il virus, dice allora il vaccino non funziona, no. Però è stato ampiamente dimostrato che chi è vaccinato ha un rischio di morire, perché di questo stiamo parlando, molto inferiore. Quindi questo chi ci ascolta lo deve comprendere bene, che il vaccino non è la panacea, non è che uno non si ammala mai più, però la probabilità di stare male è molto inferiore. Professore, la situazione per quanto riguarda il Covid nel suo reparto qual è? Questo virus, come tutti i virus, è un po' bizzarro, risente di tanti fattori. Abbiamo avuto un mesetto di tranquillità e adesso abbiamo ripreso con i casi. Abbiamo in clinica adesso due bambini con Covid-19 ricoverati, di cui uno è piccolino, di 3 mesi, e quindi ci aspettiamo che adesso in autunno dovremo assistere ad un'altra ondata. La cosa che vedo è che purtroppo c'è un atteggiamento superficiale, il virus è tra di noi, c'è, e quindi dobbiamo mettere in atto quelle norme che ormai dovremmo aver imparato bene negli ultimi 2 anni e mezzo. Diciamo che adesso va meglio, però ecco, un po' di attenzione non guasta. Ecco, non pensare che il virus sia evaporato e che non sarà tra di noi.